Buongiorno. Allora, vi voglio far vedere come si prepara un tipo di pasta qui della zona laziale, dell'Alto Lazio, quindi dalla zona nord di Roma, Lazio, Toscana, Umbria, diciamo dell'Italia centrale. In vari posti prendono, in Toscana li chiamano pici, in Alto Lazio li chiamano lombrichi o lombrichelli, quindi ognuno ha, lo chiama in modo diverso. Un tipo di pasta fresca senza uovo, quindi solo farina, acqua, io ci metto un pochino d'olio extravergine e un pizzichino di sale. E la mescolo tra farina 00 e un po' di semola rimacinata che dà più nervo alla nostra pasta. Quindi ecco qui, abbiamo già pesato la nostra farina, 200-250 grammi totali per 100 ml di acqua. Vi ricordo che la farina subisce l'umidità, la temperatura del giorno. Per cui la quantità di acqua che assorbirà dipende, ok? Poi se la volete più o meno morbida, chiaramente se è più morbida aggiungete più farina, se è più dura mettete un pochino di acqua. Ok, mettiamo l'acqua, mettiamo un pochino di olio extravergine e un pizzichino di sale. L'ho messo in una cura in modo più semplice, in una forchetta. Abbiamo necessità soltanto di questo. E andiamo ad impastare in modo molto molto semplice e rapido. Poi se volete utilizzare un'impastatrice va benissimo. Ognuno poi fa le sue cose. Ciao Gio! È un pochino, che manco da pescene, ecco qua. Quindi adesso possiamo trasferirla sulla nostra spianatura, sulla nostra tavola per impastare. Eccoci qua. E andiamo a lavorare la nostra pasta. Dopo la lasceremo riposare un po' e procederemo a lavorarla. Chiaramente io l'ho già preparata, l'ho già fatta riposare, l'ho preparata precedentemente e l'ho fatta riposare un pochino. Ecco. Quindi lavoriamo questa e poi dopo andremo a stendere l'altra. Ciao Pascal, buona giornata, buon weekend a tutti quanti. E qui è una giornata stupenda, un settembre meraviglioso, fa caldo ancora, però non il caldo torrido degli altri giorni. Quindi sono delle giornate stupende. Qui a Roma, settembre-ottobre, sono una favola. Ecco qua. Ecco fatto. L'abbiamo già fatto. La nostra pasta è pronta. La possiamo lasciare riposare e poi possiamo procedere a fare i nostri lombrichelli. Ecco qui. A posto. Ecco la nostra scoglia. Chiaramente questi sono 300-350 grammi circa di pasta, per più persone ne impastate di più. La mettiamo a riposare. Benissimo. Eccola qua, quella che ho precedentemente lavorato. Adesso stendiamo una sfoglia di un centimetro circa. Ciao Mirella! In terra è brutto tempo, mi dispiace Gio. Grazie Davide. Ecco qua. Stendiamo la nostra sfoglia. Vedete, molto semplicemente, magari fatela più lunga, perché andremo poi a fare i nostri lombrichelli. Vedete come si è già. Ciao Elisabeth, buongiorno a te. Un consiglio, questa pasta deve asciugare un pochino, quindi fatela qualche ora prima, così poi la potete cuocere tranquillamente. Si deve asciugare un po'. Ok, ci siamo. Abbiamo preparato, vedete, non c'è stato neanche bisogno del mattarello. Ecco qua. Ok, adesso prendiamo un coltello e formiamo i nostri lombrichi. Facciamo i nostri lombrichelli.
tagliate. Poi le andremo a lavorare con le mani. Ecco qua il nostro bel lombrichetto. Cercate di allungarlo un pochino, di farlo un pochino tondeggiante. In questo modo. Ecco qua, vedete? Eccoli qua i nostri lombrichi. Lo spessore che volete dargli lo decidete voi. Ci siamo, eccolo, ecco il nostro lombrico, il nostro lombrichetto. Voilà, eccolo qua, visto? I nostri lombrichi ci sono pronti. Munitevi di un vassoio, io ho queste in legno perché assorbono di più l'umidità. Ci mettete un po' di semola che non fate attaccare e sistemate i vostri lombrichetti, ok? Che devono asciugare. Spolveratevi con un pochino di semola immacinata. In modo che non attaccano. Grazie. E continuate a lavorare i vostri lombrichetti. Ok? Poi nel pomeriggio faremo dei condimenti e vedremo come andremo a condire i nostri lombrichi. Va bene? Faremo diversi condimenti con il pesce, con le cozze, con il pistacchio. Vediamo un po' quello che combino oggi, va bene? Così. Eccolo qua, il nostro lombrichetto anche qui è pronto. Vedete? È molto semplice. La pasta si allunga facilmente. Ok? Non fateli magari troppo sottili. E ci siamo. Abbiamo fatto anche questo. Li mettiamo ad asciugare. Io è la prima volta che li faccio, quindi mi perdonino coloro che li fanno sempre, eh? Chiedo venia. Però diciamo che essendo abituata a lavorare la pasta, ecco qua. È molto semplice, la pasta è molto morbida, quando è poi ha riposato si riesce a lavorare molto bene. Quindi, ecco qua, ecco i nostri lombrichi. Vedete, anch'io la prima volta che li ho fatti, quindi ci siamo. Eccoli qua. Benissimo. Vedete? Li stiamo mettendo ad asciugare. Fate asciugare per 2-3 ore almeno, se no si attaccano, non prendono consistenza. E poi ci vediamo oggi pomeriggio e vedremo come le andremo a condire, che piattini preparerò. Ok? Bacio e abbraccio a tutti quanti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti!